Io volevo ripuntare l'attenzione su un aspetto fondamentale, più fondamentale per noi che abitiamo in provincia di Belluno rispetto agli abitanti di altre province e comunità italiane. Qui questa sera stiamo cercando di trovare delle soluzioni a un problema e dobbiamo cercare di trovarle con la prospettiva va benissimo di risolvere il problema contingente per non far fallire gli SP, qua siamo abbastanza d'accordo, però nello stesso momento non possiamo perdere la forza di rivendicare quelli che sono i nostri diritti. E quindi volevo ritornare al concetto della fiscalità generale. Allora, non è responsabile e non è sufficiente liquidare la questione che tanto soldi non ce ne sono per niente, allora per questo motivo non chiedere che i servizi di primaria importanza come quella dell'acqua non vengano sostenuti da fondi nazionali. Non cadiamo in questo errore noi cittadini di Belluno, perché ci cadiamo quando ci chiudono le poste, perché in qualche maniera è giustificabile, perché magari l'ufficio postale ha cos'altro non fa utili. Ci cadiamo per le questioni più importanti sul servizio dell'acqua e dopo ci viene richiesto di pagare i 100 euro d'utenza, siamo sempre noi. Cioè, ci stiamo giocando il futuro della permanenza in questa provincia. Il fatto di dare motivi e mantenere servizi per i quali i nostri figli vedano motivo per rimanere qui e mandare avanti la nostra comunità. Non è vero poi che non ci sono i soldi. I soldi ci sono, bisogna saperli indirizzare. E questo è un discorso che ho fatto più volte. In momenti di crisi in cui i soldi sono pochissimi, bisogna avere ancora più questa capacità di indirizzarli verso gli investimenti adeguati. Cosa possiamo fare noi cittadini? Noi cittadini, quando sentiamo parlare del fondo Brancher, non dobbiamo essere contenti perché dei 40 milioni di euro ne vengono dati 30.000 al nostro sindaco perché ci rifaccia il pavimento della piazza. Dobbiamo chiedere che i soldi utilizzati per il fondo Brancher vengano invece messi per dare la possibilità a tutti di avere l'acqua che scorre dai rubinetti, pulita, i depuratori, le fognature. E queste sono scelte che dobbiamo, se non le fanno i nostri rappresentanti, sono scelte che dobbiamo indirizzare noi perché noi viviamo qui.